Devo essere impazzita a guardare questa roba. È un concorso di bellezza, Ciccio. E per una ragazza come me è davvero deprimente. Guarda, quella è la ragazza che ha vinto. Hai visto com'è contenta? Pensi che un giorno potrà capitare anche a me? Impossibile. Io non sono bella, Ciccio. Non sono bella e sicuramente non lo sarò mai. Adesso mi sento molto depressa, accidenti. Dimmi qualcosa per tirarmi su, Ciccio. Beh, ecco, io... È un bambino molto strano, ma sa come far felice una ragazza. Pronto, Ciccio? Sono Piperita Patti. Senti, Ciccio, hanno organizzato una di quelle feste danzanti a scuola. Sai, quelle in cui le ragazze invitano i ragazzi. E allora io... No, non volevo invitare te, Ciccio. Santo cielo. Volevo parlare con Snoopy, il tuo interbase, quel bambino con il naso grosso. Ciao, Snoopy, sono Piperita Patti. Ti piacerebbe farmi da cavaliere alla festa danzante della scuola? Credo che sarà felice di venire. Wow, Snoopy, sei elegantissimo. Era un pezzo che non andavo a una festa. Spero che ci divertiremo, Snoopy. Sono contenta che tu sia venuto con me. Wow, Snoopy, hai visto quanti bambini? Direi proprio che ha tutta l'aria di essere una festa davvero divertente. Mi sento più sicura di me quando ballo con un ragazzo. All'inizio sono imbarazzata, ma dopo un po' che ballo mi sento a mio agio. Accidenti, Snoopy, sei un grande ballerino. Che ne dici di fermarci un momento per bere una bibita? Sono contenta che tu sia con me. Questa è la più bella festa alla quale abbia mai partecipato. Credo che niente al mondo potrebbe rovinarmi questa serata. Ehi, bambina, ma dove l'hai trovato quel ragazzo così buffo? Ho rovinato tutto, Snoopy. Ma non mi dispiace di aver picchiato quel bambino. Ti aveva insultato e quindi se lo meritava. La cosa più imbarazzante è stata essere buttati fuori dal padrone di casa. Volevo che fosse una bella serata. Volevo piacerti e volevo che tu ti divertissi. È un bambino un po' buffo. Ma sa come rendere felice una ragazza. Snoopy, sei tornato presto. Coraggio, entra. Com'è stata la festa? Ti sei divertito? Hai mangiato e bevuto? C'era bella musica? Hai ballato? C'erano tanti bambini? Wow, c'è stata anche una rissa. Wow! Devi essere esausto. Forse è meglio che tu dorma con me. Mettiti il pigiama e vieni a letto. Dopo tutta questa eccitazione sarà meglio che ti legga una storia per farti dormire. Che ne dici dell'Isola del Tesoro? Oppure vediamo, David Copperfield. Un'altra volta i sei coniglietti e il pony. Non capisco perché tu voglia sempre sentire la stessa storia ogni notte. E va bene. Era un tiepido pomeriggio di primavera e i sei coniglietti decisero di fare un picnic. Io preparerò il pranzo, disse Pammy, e io allora sellerò il pony, disse Peter Bunny, e io preparerò il...